Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Tubiter, indagati Berlusconi, Ghedini e Longo. Equitalia, sanatoria al via anche per multe e bollo auto. Viterbo, cade l'elicottero dell'esercito. Morti due ufficiali. Silvio Berlusconi è indagato per corruzione di testimoni nel processo cosiddetto Tubiter, insieme ai suoi legali Nicolò Ghedini e Piero Longo. Tra gli indagati, in tutto 45 persone, anche le Olgettine e la stessa Dubi, che sarebbero accusate di aver mentito a pagamento. Parte l'operazione sanatoria di Equitalia. Entro il 28 febbraio i contribuenti potranno pagare le cartelle in un'unica soluzione senza interessi. Rientrano nell'agevolazione IRPEF e IVA, bollo auto e multe per violazioni al codice della strada. Restano invece esclusi i debiti IMS e INAIL. Un elicottero dell'esercito è precipitato a Monte Marta, in provincia di Viterbo. I due ufficiali che erano a bordo sono morti. Una delle vittime è il comandante dell'aviazione dell'esercito Gian Giacomo Calligaris. Tra le cause dell'incidente si ipotizza l'urto del mezzo contro i cavi dell'alta tensione. Internet è un dono di Dio, lo afferma Papa Francesco, evidenziando come il web offra maggiori possibilità di incontro e solidarietà. I media, continua, possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri, a farci percepire un rinnovato senso di unità della famiglia umana. Il corpo di una donna di 80 anni è stato trovato nel congelatore in una casa di Borgo Manero, nel Novarese. A scoprire il cadavere, le forze dell'ordine intervenute dopo la chiamata di una sessantenne. La donna, probabilmente figlia della vittima, aveva chiesto aiuto dopo un malore. Justin Bieber è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza a Miami Beach, in Florida. Il cantante, dopo una serata in un club, è stato sorpreso alla guida di un'auto di grossa cilindrata, mentre gareggiava in velocità con altre vetture. Il nuovo disco di Bruce Springsteen, High Hopes, conquista subito la vetta della classifica degli album più venduti. Il boss, unica new entry, scalza così dalla prima posizione dopo 8 settimane Mondovisione di Ligabue, che scende al secondo posto. Sul terzo gradino del podio rimane stabile Mika.